Ringrazi, ringrazi. Allora, da ieri ha parlato in conferenza stampa perché ha detto belle cose sulla Juventus, ok? Ha detto cose meravigliose perché ha detto così, ok? Soprattutto quello che ho girato stamattina, perché è un allenatore molto preparato e poi vuole anche vincere la sua partita, perché io li provoco, quindi una cosa ve la voglio dire perché è così il fatto di oggi, ok? E quindi la prima cosa che mi do è che il Cagliari ce la può fare perché sta retrocedendo in Serie B, ok? Che comunque si salverà sicuro Ranieri, perché sta all'ultimo posto insieme con la Salernitana, ok? E quindi dovrà fare altri 3 punti perché Ranieri si merita anche tutto da quando ha lasciato la Juventus, dal 2009 al 2010, ok? Che poi Antonio Conte si è preso la briga per aver accettato la panchina della Juventus da 3 anni, quindi è l'unico quello che ha compiuto che aveva trascinato alla vittoria sullo scudetto, ma nel secondo anno è stato squalificato, ok? E terzo, che l'ha voluto mettere è quello che non ha potuto alleare, ok? E per me ha contribuito a tutto, però io lo riprenderei un'altra volta, che secondo me le minestre riscaldate non vanno mai bene, ok? Poi la terza della serie che è stato alla Juventus perché nella nei 3 anni di Juve non ha mai smesso di arrangiarsi nel mondo migliore, però io lo riprenderei come ho detto, ok? E questa è la prima cosa fondamentale. Poi la seconda cosa, quando c'era Allegri nel 2014, perché Conte aveva rescisso il contratto contrattuale e là che se n'è andato Antonio Conte, io per questo non lo perdonerò mai, ok? Quindi Allegri si è preso pure lui la panchina della Juventus e ha fatto trascinare ai 5 scudetti di fila, vincendo, eppure è arrivato nelle 2 finali di Champions, uno nel 2015 e uno
nel 2016, ok? Quando era forte, quella squadra lì, ok? Quindi questa è la seconda cosa fondamentale, ok? Quindi quello che dice le calzate è quello di Sport Mediaset, perché io ho messo queste critiche ad Antonio Conte, perché siccome lui ha sbagliato a lasciare la Juventus, perché non lo doveva fare. Poi è passato all'Inter perché pure lui è un traditore e ha vinto uno scudetto con l'Inter, ok? E questo è il problema, perché se noi abbiamo Allegri nella panchina, quindi questo è il fatto di oggi, ok? Capisco che Sarri è stato contrario ad avere Allegri, ma tu hai detto che Allegri pretendeva una lezione da Sarri e Sarri non ha mai preso una lezione da Allegri, ok? Per quello che ha voluto passare alla Juventus vincendo un altro scudetto e poi è passato alla Lazio, ok? E Simone Inzaghi ha preso l'Inter. Io per questo che mi prendo rabbia, perché se un allenatore va criticato, allora non si può criticare a livello del gioco. Quindi se non mi piace come gioca, andate al cinema, cari sono tifosi, ok? Come mi ha detto Luciano Mongi, andate al cinema, va bene? Quindi io mi prenderei a Zidane o nel Serbi o Tudor, ok? Perché questi sono i tre allenatori della panchina della Juventus, ok? Quindi i tre nomi sto facendo, mi raccomando. E poi ci vediamo domani, ok? Perché è così. Però Allegri può anche mettere il rinnovo a McKennie perché Locatelli ha rinnovato e quindi Weston vorrà dire la sua sul campo e la rinnovo, ok? Così come lo fanno anche Chiesa, Dusan Vlahovic, che il Corriere dello Sport sta dicendo che Vlahovic, mamma mia, al prossimo 30 giugno dal 2024, quindi non lasciamo partire Andosan a parametro zero, perché sennò mi arrabbio, ok? E questa è questa è la teoria di oggi, va bene? Quindi Andosan deve rimanere qua e sono sicuro che rimarrà alla Juventus, così come Chiesa, Szczęsny e Bremer soprattutto. Quindi questo è tutto nel calciomercato dei rinnovi, ok? Mentre il Manchester City vorrà dire a prestito di Phillips, che ha su Samaranch. A questo punto è Rodrigo De Paul, ad esempio. E questi sono i tre nomi nella lista di Cristiano Giuntoli, ok? Quindi i due sono dei prestiti.
di Phillips e uno di Rodrigo Nepuno e San Marandeccio, ok? E questi ne sono per queste cifre qua, per queste cifre qua, ok? Quindi io mi saluto e poi ci vediamo nel post, e poi ci vediamo nella post partita di Juventus e Cagliari. E poi vi dico un'altra cosa riguardo su Federico Gatti, ok? Quindi io non rischio a far giocare a Gatti perché da primo sì. Quindi da primo da titolare sarà Huijsen in difesa insieme con Bremer e Rugani, ok? E poi c'è un'altra cosa fondamentale, quindi mi raccomando, è un'età la mia sulla situazione nel calciomercato, ok? Quindi questo è tutto e ci vediamo per domani alla Virginia, ok? Che stiamo almeno un giorno dalla partita che mi quella contro i Canieri, ok? Quindi Federico Gatti rischia di avere una tramonizione e saltare all'Inter. Ok? Però io dico che Federico Gatti sarà presente a quello dell'Inter insieme a Mea e un altro titolare che non c'era, quindi Rabiot, ok? Che faranno parte nel derby. Va bene? Quindi questo è tutto. Però ricordiamoci che contrando ha lasciato la Juventus per lui e ha preso l'Inter. Quindi questo è tutto. E poi ci ritorniamo su un discorso da calciomercato e cifre, ok? Da 8 milioni oppure da 10 milioni, ok? Più 15. 15 più 1. Ok? Queste sono le cifre che vorrà dire la sua aggiunta lì, quindi è così. Mi raccomando, e fino alla fine, ragazzi, perché è importante questa cosa qua. Mi raccomando, e fino alla fine. E ricordiamoci che io mi sto monitorando altri rinnovi fino al 2028 e poi fino al 2029, ok? E poi 2000, e poi gli altri sono da 2029. Quindi mi auguro di questa cosa qua. E in più la Juventus vincerà quella contro i Cagliari. Quindi sono sicuro che la prenderò questa schedina. E mi raccomando, è una buona partita a tutti, è una buona serata e buonanotte.